Ciao, come vedi oggi ti porto in mezzo alle montagne, siamo nel Bellunese e ti porto con me in cantiere a fare un collaudo. Voglio mostrarti oggi una piccola chicca che in pochi ti mostrano, ovvero... Beh, te lo dico dopo. Colgo l'occasione per ribadire il concetto che ormai sto dicendo da diversi mesi in diversi canali, ovvero il fatto che le pompe di calore non funzionano sotto i 2-3 gradi esterni, quindi è sempre meglio mettere una caldaietta a gas di supporto. Ecco, qui siamo a Belluno, non è sicuramente una delle città più calde d'Italia. Prendo spunto dai paesi nordici tipo Norvegia, tipo Svezia, tipo Danimarca, dove le pompe di calore ormai da diversi anni hanno preso il posto delle caldaie. Ecco, se funzionano in quei paesi, figuriamoci in Italia, dove il clima sicuramente è più mite rispetto al nord. E non vale il discorso che lì costa meno l'energia elettrica. Primo perché non è vero, perché in Norvegia l'energia costa 18 centesimi al kilowattora, quindi quasi come in Italia. Ma poi è il concetto che sta alla base. Anche se l'energia elettrica in Norvegia fosse gratis, lì comunque le pompe di calore funzionano anche con temperature molto sotto lo zero. Allora perché non farle funzionare qui in Italia? Bene, dai, allora prima di iniziare il collaudo, iscriviti al canale YouTube se non l'hai ancora fatto per rimanere aggiornato su come vivere senza gas e trasformare la tua casa in 100% elettrica. Ah, una cosa che non ti ho detto, questo impianto è stato realizzato con il super bonus del 110%, infatti il cliente ha potuto usufruire di questo prezioso strumento e grazie alla nostra collaborazione con Zero CO2, la ESCO di Legambiente, il cliente è riuscito a trasformare la sua casa in 100% elettrica sfruttando la cessione del credito. Ciao, eccoci qui allora a collaudare la pompa di calore da 23 kW a servizio dell'abitazione qui dietro. Si tratta ovviamente di un impianto a radiatori e siamo a Belluno, come ti ho detto prima. Volevo cogliere l'occasione del collaudo per mostrarti una cosa che difficilmente trovi in giro, perché trovi sì pubblicità di varie cose, ma poi nessuno poi che entra nello specifico. Visto che sono tutti bravi a parlare, no? Sono tutti dietro la tastiera e sono tutti fenomeni sulle pompe di calore, ma qui siamo in cantiere come sempre. E ti mostro una chicca. L'evaporatore. L'evaporatore è la batteria dove è possibile recuperare l'energia che c'è nell'aria per trasferirla all'interno della casa. E secondo i principi della termodinamica, più grande è l'evaporatore, più superficie abbiamo di scambio con l'esterno e più energia riusciamo a recuperare dall'aria per poi trasferirla dentro casa. È come lo stesso concetto del termosifone. Più grande è un termosifone, più energia eroga il termosifone. Più piccolo è il termosifone, meno energia eroga. Ecco, quindi, quando sento dire che le pompe di calore che hanno batterie grandi sono obsolete, sono vecchie, mi viene un po' da ridere, perché i principi della termodinamica devono essere rispettati. E quando hai una batteria di questo tipo, che è molto diversa rispetto al condizionatore trasformato che abbiamo già visto in altri video, stiamo parlando veramente di soluzioni che devono lavorare alle basse temperature esterne, ma riescono a portare l'acqua ad alte temperature dentro casa, quindi riusciamo ad arrivare veramente ai 60-65 gradi di mandata per riuscire a far lavorare l'impianto a radiatori. Naturalmente tutto questo previa verifica tecnica che i radiatori possano lavorare anche a 60 gradi e non per forza a 70-75 gradi e ovviamente dopo una simulazione con il software pompe di calore su misura. Bene, spero con questo video di averti dato un'informazione in più, perché sono cose che non leggi sui libri e che difficilmente ti raccontano soprattutto chi ti propone la pompa di calore. E un'accortezza molto importante quindi è l'evaporatore, cioè la batteria esterna. Tu mi chiederai, ma come faccio a recuperare energia dall'aria se sono 0 gradi all'esterno? È perché l'energia si trasferisce, il calore si trasferisce da un corpo più caldo a uno più freddo. Se l'aria ce l'abbiamo a 0 gradi,
questa batteria sarà a meno 10 gradi, ok? Quindi l'energia che è contenuta nell'aria si trasferisce in questa batteria, quindi l'aria è più calda rispetto a questa batteria e riusciamo a recuperare calore, perché si chiama calore in termodinamica, per poter far funzionare il circuito frigorifero e quindi poi riscaldare casa. Ecco, con questo ti saluto, ti do appuntamento al prossimo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato su come vivere senza gas e trasformare la tua casa 100% elettrica.